Ok, questo è lo spazio che ho deciso di utilizzare per rappresentare il sistema solare in scala. Questo campo di calcetto l'ho misurato e dalla linea di fondo fino alla linea di fondo campo dall'altra parte misura esattamente 30 metri. Perciò adesso iniziamo subito. Il nostro pianeta ha un diametro di circa 12.700 km e lo vado a rappresentare proprio con questo pallone. E infatti qui c'è scritto mondo. La Luna è circa 3,5 volte più piccola della Terra. In proporzione risulta essere così. Ho anche messo l'Italia proprio per far capire quanto è grande la Luna rispetto al nostro paese. La Luna dista mediamente dalla Terra circa 384.600 km. In questa scala corrisponde a 6 metri e 19 centimetri. Quindi la Luna è proprio lì in fondo. E adesso che ho riprodotto queste distanze in scala, mi rendo veramente conto di quanto è lontana la Luna. Adesso con questo pallone non rappresentiamo più la Terra, ma lo utilizziamo per rappresentare il Sole in scala. La Terra avrebbe un diametro di 1,9 mm e sarebbe così. Non so se si riesce a vedere, ma questa è la dimensione che avrebbe la Terra se questo pallone rappresentasse il Sole. E da qui si può vedere quanto la nostra stella è grande rispetto al nostro pianeta. La distanza media che li separa è di circa 150 milioni di chilometri. La Terra si trova qui, a 22 metri, e la Luna si trova qui, a 5 centimetri di distanza. Vedete come le distanze adesso si sono notevolmente ridotte in questa scala? Prima la Luna si trovava a 6 metri dalla Terra, adesso si trova a 5 centimetri. Quindi lì in fondo c'è il Sole, mentre questa è la Terra con la Luna. E questa distanza corrisponde a un'unità astronomica, cioè 150 milioni di chilometri. Se volessi rappresentare il sistema solare interno, quindi Mercurio, Venere, la Terra e Marte, dovrei posizionare il pianeta rosso appena 2 metri fuori dal campo di calcetto. Quindi per farlo rientrare in questi 30 metri mi tocca ridurre leggermente la scala e il Sole sarebbe rappresentato da un pallone che avrebbe un diametro di 2 cm più piccolo rispetto a quello che sto utilizzando adesso. Adesso andiamo a vedere il sistema solare interno riprodotto in questi 30 metri. Abbiamo il Sole. A 7 metri e 62 cm abbiamo Mercurio. Questa distanza corrisponde a 0,39 unità astronomiche. Venere si trova a 14 metri e 24 cm o 0,72 unità astronomiche dal Sole. La Terra si trova qui, a 19 metri e 69 centimetri. A 30 metri dal Sole c'è Marte. Questa distanza corrisponde a 1,5 volte la distanza Terra-Sole. Questo quindi è il sistema solare interno, ma dove sarebbe Giove, Saturno, Urano e Nettuno? Per farlo vado a ridurre la distanza Sole-Nettuno, cioè 4,5 miliardi di chilometri, in questi 30 metri. Scusate pianeti. Nella scala di prima avevo utilizzato il pallone per rappresentare il Sole, ma in questa nuova scala il Sole ha un diametro di quasi 1 centimetro. D'ora in avanti vado a indicare la posizione dei pianeti con l'estremità del fil di ferro. Quindi la punta del filo va a indicare la posizione occupata dai pianeti. Perciò posizione il Sole qui. A 39 centimetri abbiamo Mercurio. A 72 centimetri abbiamo Venere, la Terra è qui a circa 1 metro e Marte è lì a 1,52 metri. E ora le distanze si fanno interessanti perché abbiamo qui Giove a 5,19 metri, a 9,51 metri abbiamo Saturno, qui a 19,14 metri abbiamo Urano e infine sulla linea di fondo campo a 30 metri abbiamo Nettuno. Nella realtà Nettuno si trova a circa 4,5 miliardi di chilometri dal Sole. Non so se avete notato come i pianeti rocciosi, da Mercurio fino a Marte, sono abbastanza vicini tra di loro rispetto invece alla distanza che hanno i pianeti gassosi e i pianeti ghiacciati. Possiamo dire che i pianeti rocciosi sono racchiusi fino a 1,52 m rispetto al Sole. Mentre da Giove fino a Nettuno, quindi negli altri 25 metri di questa scala, ci sono tutti gli altri pianeti.
Infatti la loro distanza è molto maggiore, più ci allontaniamo più la distanza fra un pianeta e l'altro aumenta. Nel 1977 abbiamo lanciato due sonde, la Voyager 1 e Voyager 2, per visitare Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Entrambe le sonde sono uscite dall'eliopausa, quella zona diciamo ancora influenzata dal Sole. La Voyager 1 è oggi l'oggetto più lontano mai lanciato dall'essere umano. Si trova ad una distanza di 150 unità astronomiche dalla Terra e corrisponde a 22 miliardi e 400 milioni di chilometri. In scala corrisponderebbe a 149 metri. Quindi la Voyager 1 si trova a 149 metri dalla Terra. Prossima Centauri è la stella più vicina a noi. Si trova ad una distanza di circa 4,2 anni luce. In questa scala, Prossima Centauri si troverebbe a 267 km di distanza. Adesso andiamo proprio a rappresentare i 267 km che ci sono da qui a Prossima Centauri in 30 metri. Ok, qui abbiamo il Sole, dall'altra parte a 30 metri abbiamo Prossima Centauri e Nettuno, in questa scala, si troverebbe ad appena 3 mm di distanza dal Sole. La sonda Voyager, adesso, si trova qui, a 1,67 cm. E questa distanza ora risulta veramente piccola se poi la paragoniamo ai 30 metri dove si trova Prossima Centauri. Ok, in questo momento io sono un fotone e voglio viaggiare alla velocità della luce, ovviamente, e percorrere questi 30 metri in 4,2 anni. In questa scala, quindi, mi dovrei muovere alla velocità di 1 cm ogni 12 ore, fino ad arrivare lì in fondo dove c'è Prossima Centauri. Quindi vi rendete conto quanto è lontana Prossima Centauri e quanto la Voyager 1 è alla fine vicina. Adesso andiamo a rappresentare il diametro della nostra Via Lattea con gli estremi del campo di calcetto. Quindi il diametro della Via Lattea risulta essere di 30 metri. Alcuni studi dicono che la Via Lattea abbia un diametro di 120.000 anni luce. A centrocampo abbiamo quindi il centro della Via Lattea, dove si trova Sagittarius A star, e il Sole si trova a circa 26.700 anni luce reali. In questa scala sono 6,67 m. Prossima Centauri si trova ad appena 1 mm dal Sole. Ricordate TRAPPIST 1, la nana rossa con il suo sistema di 7 pianeti rocciosi? Ecco, si trova ad una distanza di 39 anni luce e mezzo. In questa scala si troverebbe ad appena 1 cm dal Sole. Kepler 452b è stato il primo pianeta roccioso ad essere scoperto orbitare attorno ad una stella di classe G molto simile al nostro Sole. Si trova a 1400 anni luce di distanza. In questa scala corrisponderebbe a 35 cm qui. Kepler 69c è un pianeta anch'esso stato scoperto orbitare attorno ad una stella simile al Sole, ma leggermente più piccola. Si trova a 2700 anni luce. In questa scala corrisponde a 67 cm e mezzo. Qui. La galassia più vicina a noi è la galassia di Andromeda. Si trova a circa 2,5 milioni di anni luce. In questa scala si troverebbe a 635 metri di distanza. Adesso quindi andiamo a riprodurre la distanza Via Lattea Andromeda, sempre nei soliti 30 metri. Qui abbiamo il Sole, che si trova a 35 cm dal centro della Via Lattea, dove c'è il buco nero Sagittarius A star, e la nostra galassia avrebbe un diametro di 1,4 m. Dall'altra parte, a 30 metri, abbiamo Andromeda, una galassia spirale più grande della Via Lattea, con un diametro di circa 220.000 anni luce. In questa scala avrebbe un diametro di 2,60 m. Andromeda e la Via Lattea sono in reciproca attrazione gravitazionale, quindi orbitano attorno al centro di massa comune. Secondo i calcoli, tra circa 4,5 miliardi di anni, le due galassie si scontreranno, o meglio, si attraverseranno, perché la grande distanza che separa le stelle impedirà quindi che queste collidano. Andromeda e la Via Lattea fanno parte di un gruppo di altre galassie minori chiamato gruppo locale. A sua volta è contenuto in un gruppo di galassie chiamato superammasso della Vergine e questo si trova all'interno del superammasso Laniakea. E questa è più o meno la struttura che poi va a formare l'intero universo. Infatti questo
è formato da superammassi che contengono miliardi e miliardi di galassie. Quello che andremo a fare adesso sarà rappresentare proprio l'intero universo osservabile sempre nei nostri 30 metri. Innanzitutto, che cos'è l'universo osservabile? Per rendere semplice il concetto, possiamo definire l'universo osservabile come quella porzione di spazio visibile dalla Terra, condizionata dal fatto che la luce ha una velocità finita. Significa che l'universo osservabile assume la forma di una sfera e gli oggetti che stanno oltre il bordo della sfera hanno emesso sì la loro luce, ma questa non ha avuto ancora il tempo di arrivare a noi, per questo non li vediamo. Questo è condizionato poi dal fatto che l'universo è in espansione accelerata. Ho comunque fatto un video dove parlo della grandezza dell'universo e spiego in maniera dettagliata che cos'è l'universo osservabile, lo trovate nella scheda qui in alto. L'universo osservabile ha quindi un diametro di 93 miliardi di anni luce, che corrispondono a 8,8 per 10 elevato 23 chilometri. Quindi quello che ho realizzato qui sono i 93 miliardi di anni luce in 30 metri. Per definizione, quindi, la Terra si trova al centro e la Via Lattea in questa scala avrebbe un diametro di 0,0039 mm. Possiamo dire perciò che la posizione occupata dalla Terra corrisponde alla posizione occupata dalla Via Lattea. La galassia di Andromeda in questa scala si trova a 0,8 mm. GNZ11 è la galassia più lontana che siamo mai riusciti ad osservare. Si trova ad una distanza commovente di 32 miliardi. In questa scala si trova lì in fondo ed è a circa 10 metri e 31 centimetri. E non è un errore se vi state chiedendo come fa una galassia a trovarsi a 32 miliardi di anni luce di distanza se l'universo ha un'età di circa 13,8 miliardi di anni. Ripeto, trovate tutto nel video dove parlo della grandezza dell'universo. E niente, nonostante abbia rappresentato l'universo in scala, si arriva ad un certo punto dove risulta impossibile immaginare le dimensioni. Nel rappresentare l'universo in scala sono mancati quei paragoni e quei punti di riferimento che fanno da ponte tra la realtà e la nostra comprensione. Si dice che quando una persona guarda le stelle è come se volesse ritrovare la propria dimensione dispersa nell'universo.